amici di Media Boarding, buonasera, welcome to our friends around the world. E siamo a Pisa ed è la vigilia di San Ranieri, è una sera molto molto particolare perché stanno per accendersi i lumini che danno vita alla cosiddetta luminara, una tradizione iniziata addirittura nel 600, ma si pensa che ci sono radici ancora più antiche e che vedranno ben 110.000 lumini su oltre 100 palazzi, 130, 140 palazzi che saranno illuminati esclusivamente con lumini naturali, cioè a cera e non con illuminazione elettrica, se non in qualche caso sporadico. È uno spettacolo meraviglioso, ci apprestiamo a viverlo con voi e vi assicuriamo che sarà veramente una notte fantastica. E come promesso siamo in Piazza dei Miracoli, dove la grande protagonista è per forza di cose la torre che è stata appena accesa. E tra l'altro proprio stasera il Duomo di Pisa è stato aperto in via del tutto straordinaria per visitare appunto il corpo di San Ranieri ed è aperta anche la Porta Santa, visto che siamo nel 2016, l'anno del Giubileo. Andiamo ora a vedere la luminara vera e propria. Non possiamo che concludere facendo vedere in primo piano uno dei lumini, perché poi in realtà la vera festa di San Ranieri comincia adesso, nel cuore della notte. Andati via i visitatori, andati via i turisti occasionali, i pisani e tutti coloro che amano veramente questa festa sono già tutti pronti a fare l'alba. Noi naturalmente siamo con loro. E invece per quanto riguarda il nostro breve servizio su San Ranieri non possiamo far altro che salutarvi e darvi la rivederci. È tutta la vita che lo sogno, ve lo confesso, questa è la posizione tipica dei turisti che vengono a vedere la Torre di Pisa. Amici di Media Board, ciao a tutti, alla prossima puntata.